Allora, mister Alberto Merlo, dopo una partita piena di emozioni del tuo Fossano con il San Donà in questa semifinale di andata dei playoff nazionali, mister, è stata veramente un'impresa da parte dei tuoi, un'ora praticamente in 10 contro 11 sotto 1-0, poi una rimonta, un secondo tempo veramente spaziale. Come commenti questa gara e tutte queste emozioni? Hai detto una cosa bellissima, il mio Fossano, perché abbiamo avuto veramente carattere, quello che io vorrei sempre dalla mia squadra. Poi siamo stati molto molto bravi a non perdere la testa al primo tempo, perché ci è successo un po' di tutto, perché dall'espulsione al gol annullato, alcune situazioni che veramente ci hanno fatto un po'. Io a fine primo tempo, quello che ho raccomandato alla mia squadra, perché io so di avere una squadra ottima, sia sul piano fisico, tecnico, ma anche mentale. Ho detto stiamo sereni, non è che abbiamo già perso, stiamo sereni, cerchiamo di fare un gol, di almeno portarla in pareggio. Se tutto va male deve finire 1-0 per loro, però stiamo sereni, non allunghiamoci, stiamo compatti. E ho fatto l'esempio quando noi abbiamo vinto con la Valenzana, che avevamo fatto un primo tempo stratosferico, siamo rimasti noi 11 contro 10, secondo tempo avevamo sofferto. Quindi è bastato poi la grandissima azione di Alfio che si è fatto dare il rigore, abbiamo pareggiato e poi di lì veramente mi hanno sorpreso anche a me, perché abbiamo fatto un crescendo a livello fisico, tecnico, di palleggio. E i due gol sono il frutto del lavoro che, quando dico ad alcuni giocatori, faccio delle scelte e non è che devono sempre stare su loro, Specchi ha giocato l'altra volta, ma datemi retta che se entrate freschi, voi avete un passo che in questa categoria qua ci hanno pochi. Maltezzi e Specchia hanno veramente devastato la partita, perché hanno fatto due gol clamorosi e niente, ma tutti quelli che sono entrati da me, da Faraula, lo stesso Ilia ha fatto 2 minuti, però siamo stati compatti. Il primo round non dobbiamo essere contenti, perché è chiaro che io c'ho già nella testa la partita del ritorno, però dobbiamo stare, goderci almeno fino a stasera questa grande partita, non cullarci su niente, perché la troveremo un ambiente infernale, dove ce la faranno sudare, però abbiamo fatto vedere che noi abbiamo le qualità per poter passare. Dobbiamo fare comunque una partita stratosferica anche là. Mister, ha detto che poi il primo e secondo tempo ha cercato di dare serenità a tutti, però forse neanche tu speravi, pensavi di riuscire a realizzare tre gol. Forse uno ti saresti accontentato. No, sarei stato comunque contento, perché recuperare, anche se c'è il gol che vale doppio e tutto quanto, però sai, 2 partite poi vai a giocarla. No, io ho cercato di dar serenità, perché c'era nervosismo per tutti gli episodi successi, c'era scoramento perché ti vedi andare via l'annata in una partita, e invece ho detto calma, abbiamo aggiustato alcune cose, infatti poi dopo 20 minuti siamo andati anche a giocare a 4 dietro per cercare di essere più coperti, più stretti, e poi io, avendo tanti esterni buoni, giocando così ho anche la possibilità di ripartire. Però la cosa importante, certo, io è quello che abbiamo vissuto oggi è un sogno, speriamo poi di non svegliarci domenica prossima. Quindi continuiamo così, con i piedi ben piantati per terra, umili, però ci siamo, sicuramente ci siamo. Mister, una rimonta comunque frutto anche delle tue scelte, nel senso non solo i cambi che poi sono stati fondamentali nel secondo tempo, ma anche gli accorgimenti che hai accennato a livello tattico dopo lo svantaggio, dopo l'uomo in meno. Quindi, insomma, sotto questo punto di vista, mosse che hanno pagato. Guarda, l'unica cosa che siamo stati bravi è non aver rinunciato alle 2 punte, soprattutto fino al 70esimo. Poi Diego era stanco, ma ha chiesto lui il cambio, perché comunque 2 attaccanti così ti tengono in apprensione comunque gli avversari, e tu devi essere bravo a reggere botta, perché comunque loro sono una squadra che ha valori. E sì, io le mie scelte, io devo fare le cose che proviamo, in cui crediamo, poi sono i ragazzi che valorizzano sempre il mio lavoro. Ecco, abbiamo parlato di De Sousa, ma sicuramente Alfiero, giocare in 10 con un Alfiero così, gli si manda la palla davanti, lui qualcosa crea sempre, insomma, giocatore di categoria superiore, non lo scopriamo certo oggi. No, ma guarda, oggi io secondo tempo credevo che fossimo in 12 a un certo punto, perché veramente abbiamo moltiplicato le forze. Alfiero, cioè, non devo dire niente di Alfiero, credo che stia facendo una buona partita, quindi se non due. E quindi, ma poi il suo legame con Diego è meraviglioso, si cercano, non sono gelosi uno dell'altro, si vogliono bene. Quando 2 punte sono così attaccate, esce fuori poi qualcosa in più, le loro qualità, cioè Alfiero è un giocatore formidabile.
ottimista adesso che la settimana vi aspetta per il secondo round? Ma no, settimana solita, noi adesso ci alleneremo martedì, mercoledì, giovedì, poi faremo la rifinitura sabato mattina e poi andremo via, ma noi dovremmo preparare la partita conoscendole un po' di più, perché per quanto tu hai dei filmati, delle cose, però ci sono tante cose che poi le conosci andandoci a giocare contro, e dovremmo essere bravi a studiare anche le contromosse per cercare di metterle in difficoltà, però ci alleniamo come sempre, allenandoci, preparandoci tutta la settimana come abbiamo fatto da 4 mesi a questa parte, e continuo a dire noi, è 4 mesi che abbiamo sempre solo un risultato, forse stavolta possiamo averne anche 2, però diciamo 2, 3 no, perché diciamo 2, la vittoria e il pareggio, ma ci prepareremo senz'altro bene con lavorando, e certo questo risultato un po' qua, un po' di serenità te la dà ancora di più di quella che abbiamo.